Ma sicuramente c'è una città in festa, dobbiamo rimanere coi piedi per terra e dobbiamo fare tesoro però di questo patrimonio che deve essere, non deve essere disperso ma deve essere un valore aggiunto. Dicevo prima a Fabiani, poi confermarsi diventa sempre più difficile, adesso ci stiamo tutti abituando bene, no? Si vince sempre, ogni anno si festeggia qualcosa qui, da 4 anni a questa parte. Noi una cosa che garantiremo, che dalla Serie B non ci muoveremo, nel senso che possiamo solo andare a migliorare, non a peggiorare. Però lei prima ha detto siamo a metà del cammino. Certo, questo siamo a metà del cammino, perché il percorso finito finisce in Serie A, però noi dobbiamo garantire che sicuramente non facciamo come i gamberi. Oggi la società, ho detto, è stabile, è forte e sicuramente non avrà più quelle defaillance che ha avuto in passato. Quindi i tifosi possono stare sicuri, a Verona si tornerà prima o poi. Ma no, noi parliamo adesso, noi abbiamo confermato una posizione che diventerà stabile e che nella migliore ipotesi quindi penso ne è poco. Vincere! E questo lei lo sa. Non sono mancati ospiti d'eccezione come Ivan Gennaro Gattuso, ascoltiamo. Ma io ho fatto molto poco per meritarmi tutto questo qua, ma non per modestia, ma perché è la verità. Io ho avuto, devo ringraziare la Salernitana, il presidente Aliberti, devo ringraziare tutti per la possibilità che mi hanno dato per tornare nel calcio italiano. Per me è troppo questo, è normale. Oggi penso che sto vivendo quello che ho fatto con la maglia della Nazionale, con la maglia del Milan, però qua ho fatto molto poco per meritarmi sì, tutto. Però quel campionato ha lasciato il segno al di là del risultato finale, perché sei nel cuore della gente. Ma uso parole forti, ma è la verità, ma lo penso. Siamo stati derubati quell'anno là, perché tante ingiustizie, tante cose strane, ed era una squadra costruita bene e che con un pizzico di fortuna si poteva aprire un ciclo importante. Una grande carriera, quello resta probabilmente l'unico tuo rammarico, no? Sì, perché eravamo una squadra, secondo me, competitiva, che se si riusciva a rimanere in Serie A era una squadra che poteva lottare nei primi 10 posti nel campionato, nel prossimo campionato. Di Salerno che cosa ti resta dopo tanti anni? Questo, la malattia, qua è una fede, qua la Salernitana non è una squadra, è una fede, è una religione e mi rimane questo. Ti piacerebbe in conclusione un giorno lavorare ancora a Salerno, da allenatore a questo punto? Oggi è un giorno di festa, sarei irrispettoso parlare di questo con chi oggi... Come sono? Ma è normale, come si fa a dire che non mi piacerebbe lavorare in una piazza così? Dopo specialmente per come mi piacciono a me, sono piazze calde, sono piazze che me li sento addosso.